18 aprile 1897. Nasce Ardito Desio, geologo, geografo ed esploratore. Bersagliere, durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1927 viene nominato professore emerito di geologia all'Università di Milano. Scrive oltre 400 testi che illustrano i risultati di ricerche svolte in Italia, in Asia e in Africa. I migliori risultati li ottiene in Libia, dove fra il 1926 e il 1940 scopre ricche sorgenti sotterranee di acqua e giacimenti di petrolio, di cui tuttavia sottovaluta la consistenza. Nel 1929 partecipa alla spedizione italiana nel Karakorum guidata da Aimone d'Aosta e in seguito organizzerà altre 15 spedizioni in Asia e Africa. Nel luglio del 1954 è a capo della spedizione che con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli raggiunge per la prima volta la vetta del K2. Ardito Desio muore il 12 dicembre 2001 all'età di 104 anni. Quei posti lì dove sono stato a fare delle esplorazioni, diciamo così, sono presenti nella mia memoria. Ardito Desio compie oggi 104 anni, lo ha festeggiato anche Ciampi e Massimo Mignanelli lo ha incontrato per noi. Mi sento benissimo, non mi accorgo di averne 104. Ma è vero che lei lavora ancora? Altro che, sto curando un trattato di geologia. Buon compleanno, professor Desio, memoria vivente delle storie più avventurose del nostro secolo. Una vita vissuta alla scoperta dei luoghi più affascinanti e difficili della Terra. Due grandi amori, la scienza e la montagna e mille avventure. Cos'è l'avventura? Beh, quello che capita improvvisamente che non ci si aspetta. Qual è l'avventura che ricorda con maggior amore? Beh, la scalata, la prima scalata del K2, la seconda cima del mondo per altezza. Ha mai rischiato la vita? Tante di quelle volte che non potrei neanche ricordarle. Professore, cos'è questa bottiglia? Questo è il primo campione di petrolio uscito dal sottosuolo della Libia, che l'ho scoperto io, il petrolio in Libia. E poi tante missioni, dal Karakorum al Sahara, dall'Antartide al Tibet. A 90 anni riprese zaino e scarponi per guidare la realizzazione di un laboratorio di studi sull'Everest. Il Presidente della Repubblica, Ciampi, che l'ho incontrato questa mattina, ha detto di lui. Ha esplorato non solo vette e deserti, ma anche il pensiero umano. Non rimpiange nulla. Beh, se uno ci ripensa qualche cosa, c'è sempre da rimpiangere.